La nostra vita è come questo libro, piena di regole. Alcune giuste, altre poco utili. Alcune non sappiamo da dove vengano, ma le accettiamo come vere perché si è sempre fatto così. E tu? Che cosa stai tramandando? Quali sono quelle cose che stai dando per certe che potrebbero non essere del tutto vere? Ma perché lo tagli? Vuoi cucinare tu? No, io sto qua e ti guardo, eh. No, però veramente, perché lo tagliamo? Non capisco. Questi sono segreti che mi ha tramandato mia mamma, mica ti posso svelare tutto così, eh. Vabbè, ho capito, non lo sai neanche te. Passami un po' il telefono, ma... Come vedi, noi esseri umani non prendiamo decisioni in modo razionale, ma attraverso l'istinto. E il problema è che l'istinto è costantemente condizionato dalle nostre verità profonde. Mamma, ciao. Ciao, ascolta, ti volevo chiedere una cosa al volo. Sto facendo il tacchino, no? E sto tagliando le cosce come mi hai insegnato tu. No, ma io voglio sapere, ma perché tagliamo le cosce? Tuo nonno faceva sempre così. Sono i trucchi delle mamme. A dire il vero non lo so, perché forse viene più tenero. Siamo costantemente condizionati da regole che accettiamo passivamente. Arrivano dalla nostra famiglia, dai genitori, la cultura, il luogo in cui viviamo, la religione. E sebbene a volte siano pensate per aiutarci, troppo spesso ci tengono in gabbia. Nonna, ciao, sì, sono io, come stai? Bene, bene. Senti, sto facendo il tacchino, no? E ho tagliato le cosce, sì. Ma volevo sapere, ma perché noi tagliamo le cosce? Mamma dice che così resta più tenero. Ma no, amore mio, tagliavo solo le parti che non mi entravano nel forno. Diamo per vere credenze come il gatto nero porta sfortuna o non fare il bagno dopo mangiato. Ma purtroppo condizioniamo la nostra vita con dogmi molto più d'impatto. Guadagnare denaro è immorale. Il successo arriva solo dal duro lavoro. Vola basso e non ti farai male. La laurea è indispensabile per avere successo. Alla fine devi trovare lavoro, sposarti, avere figli e creare una famiglia. Ora non fraintendere. Alcune regole che ci vengono tramandate sono utili. Ma sono davvero giuste per noi? Possiamo dire di averle scelte? Da piccoli siamo come delle spugne. Subiamo l'indottrinamento infantile e veniamo influenzati da ogni stimolo esterno. Ad esempio, se un bambino nasce in India, sarà probabilmente induista. Se nasce in Italia, sarà cristiano. Può essere introverso o estroverso, sicuro o insicuro. Dipende da chi lo educa e da come lo educa. Dipende da ogni stimolo che riceverà nel suo percorso per diventare adulto. Sai cosa significa educare? Non significa insegnare. Educare è una parola latina che deriva dal verbo educere. Significa tirare fuori. Infatti Plutarco, con una bellissima frase, ci ricordava che i giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. Vedi, nessuno ci ha educati alla curiosità, a crearci in noi le nostre regole interne. Regole che ci facciano esprimere il meglio di noi stessi, essere più felici, più appassionati. E cosa facciamo invece? Accettiamo inconsapevolmente queste regole non scritte e lasciamo purtroppo che la nostra creatività muoia con loro. Spesso lo facciamo per conformarci, non essere esclusi dal gruppo o abbandonati dalle persone che amiamo. I politici, leader o personaggi famosi ci impiantano le loro idee, dei modi di vivere e troppo spesso finiamo ad inseguire una vita che non è la nostra. Dobbiamo lasciare spazio all'intuitività, alla creatività, andare oltre le nostre insicurezze e decidere che cosa è davvero importante per noi. Liberi dai condizionamenti e dalle paure, per uscire fuori dal circolo vizioso e illusorio della certezza ed iniziare a scrivere la nostra vera vita.